Abbiamo finito da poco in videoconferenza un comitato interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, Napoli, Salerno, anche la presenza di Caserta per fare il punto sul controllo del territorio. Saranno impiegate ulteriori unità dell'esercito, perché nei momenti di emergenza l'esercito fa la sua parte come lo fanno le altre forze di polizia. 60 unità sulla provincia di Salerno e dei 720 militari che già operano nell'area metropolitana di Napoli, 40 avranno una ulteriore funzione dedicata in particolare al controllo del territorio su tutti i comuni della città metropolitana. Si è registrato un grande impegno delle forze di polizia, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito, per reprimere chi irresponsabilmente continua a uscire non avendo la necessità di farlo e nello stesso tempo stando vicine alle persone che invece devono uscire per svolgere funzioni di pubblica necessità. Abbiamo anche registrato che negli ultimi giorni non ci sono esercizi commerciali che stanno significativamente violando le disposizioni normative, quindi bene. Così controllo del territorio in maniera democratica senza nessun terrorismo psicologico. Dall'altro, brevemente, ho disposto poco fa, avendo individuato in Regione Campania una ditta disposta a produrre mascherine per il comune di Napoli, ogni settimana avremo 5.000 mascherine FFP2, quindi quelle più avanzate che daremo in particolare, pur esulando dalla nostra competenza e dal nostro ruolo, ma in questo momento andiamo oltre. Ogni ostacolo, medici, infermieri, polizia locale, i lavoratori in prima linea nell'igiene urbana e nella sanificazione, trasporto pubblico locale, tassisti, dipendenti comunali, insomma un po' tutti, 5.000 in più alla settimana, oltre a quelle che ci devono dare come protezione civile regionale e come ANCI. Non molliamo mai, nemmeno un secondo. Forza e coraggio!